Presidente, lei sa che sono tutt'altro che tenero nei confronti dei politici, però devo dire sinceramente, non sono del suo partito, ho apprezzato la sua posizione nei confronti relativamente alla questione Ilva di Taranto. Di questo passo non si può andare avanti e chiudere l'Ilva a questo punto non è una bestemmia. Io non ho in mente la chiusura come soluzione. Extrema ratio. È una misura di sicurezza la chiusura, che è una cosa diversa dalla soluzione. È chiaro che i dati epidemiologici che il 3 ottobre la Regione Puglia presenterà sono chiarissimi. Ogni volta che la fabbrica aumenta la sua capacità produttiva, la sua capacità di seminare morte aumenta. Quindi o noi cambiamo il sistema produttivo e abbiamo evidentemente lanciato la proposta della decarbonizzazione, oppure questa fabbrica così com'è non può funzionare, anche perché è anche vecchia, mal tenuta e pericolosa anche per gli operai. E appunto a questo proposito l'ultimo dramma di alcuni giorni fa, si muore nello stabilimento, non si muore solo per la questione ambientale ma per le carenze gravi, gravissime inerenti alla sicurezza. Ma devo dire anche proprio le carenze dal punto di vista della previsione responsabile di ciò che può accadere. La morte di Giacomo Campo è stata una cosa incredibile, un rullo che senza alimentazione di energia elettrica è stato capace di schiacciare questo operaio mentre stava ripulendo il nastro dalla presenza del minerale, qualche cosa che evidentemente doveva essere previsto se l'intervento in sicurezza fosse stato effettuato da personale sufficientemente preparato. Per concludere, decreti su decreti sfornati, giusto per sdrammatizzare un po', come pizzelle, siamo a quota 10 e non cambia nulla. Il governo mette al primo posto la produzione a nocumento della salute. Guardi, il governo in questa vicenda si è fatto accecare dalla idea di far proseguire la produzione ad ogni costo senza considerare i beni in bilanciamento. Da una parte c'è la sicurezza del lavoro e la salute dei cittadini e quindi è evidente che si è infilato in un vicolo cieco, perché ove questa sicurezza sia degli operai che dei cittadini non fosse raggiunta anche in futuro all'esito della scadenza dei termini previsti dai beni stessi, la magistratura dovrebbe, se constatasse la insicurezza dell'impianto o il perdurante inquinamento, comunque sequestrarlo. Quindi si rinvia un problema e in più si vuole rifilare questa fabbrica a qualcuno che se la deve comprare, con il rischio che poi sia nuovamente bloccata dalla magistratura. È proprio il sistema che è stato scelto che è sbagliato.